Era lontano 1972 quando un certo signor Lander Nocchi ebbe un'intuizione e fondò la Nolan Caschi, un uomo visionario, un imprenditore, un ambasciatore dell'eccellenza del Made in Italy, perché in moto si può andare con stile senza rinunciare alla sicurezza. Indossare un casco è come avere un abito sartoriale e questo Lander lo aveva capito. Sono passati più di 50 anni e l'azienda è ancora sulla breccia dell'onda. Ricerca e sviluppo sono i pilastri sui quali si fonda per offrire dei prodotti sempre più sicuri e performanti, ma allo stesso tempo vezzosi, che fanno sentire chiunque li indossi stiloso e alla moda anche sulle due ruote. L'azienda si estende su una superficie di 33.500 metri quadrati, suddivisi in laboratori, due dipartimenti ricerca e sviluppo e un centro stile. I caschi vengono realizzati sia in fibra di carbonio che in policarbonato. Al lavoro ci sono 360 dipendenti e tra questi parecchie sono le donne, attente e scrupolose ad ogni singolo dettaglio. Grazie anche alla produzione integrata che garantisce un maggior controllo. Dal 1972 ad oggi Nolan di strada ne ha percorsa davvero tanta. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di fare una visita guidata in questa azienda. 33.000 km quadrati, veramente infinita. Ma quello che mi ha stupito è la lavorazione, soprattutto manuale, la macchina sì, ma l'uomo è ancora il protagonista nella produzione di questi caschi e la sostenibilità. E allora ne parliamo con Enrico Pellegrino, CEO dell'azienda, che ci racconta un po' come nasce un casco Nolan. Nasce dalla passione e della creatività italiana. Come detto, nato nel 72 dalla genialità di un imprenditore italiano, e da allora abbiamo prodotto e venduto più di 22 milioni di caschi, però mantenendo sempre quello che è stata la filosofia iniziale del marchio: qualità, comfort, sicurezza, eccellenza, stile, eleganza, tutto grazie a, in particolare, come dicevo prima, al Made in Italy. Il 90% dei nostri fornitori sono italiani e questo per noi è un vanto. E per noi il casco non è un semplice strumento di protezione, ma è la vera sublimazione della passione del motociclista. Quindi è parte integrante dello stile di un motociclista, quindi unicità, un carattere molto forte, quindi riesce anche a completare quello che può essere lo stile del motociclista stesso. Quindi Nolan è passione, Nolan è sicurezza, Nolan è qualità, Nolan è continua ricerca e sviluppo. Abbiamo due centri di ricerca e sviluppo, un interno e un esterno, comprato da poco, che ci garantiscono sempre i migliori standard qualitativi. Parliamo di eccellenza assoluta a livello mondiale. E infatti la visita in azienda oggi mi ha messo di fronte a questo, e quello che mi ha stupito è proprio la ricerca dei materiali comunque dalle altre prestazioni che danno veramente sicurezza, e come è cambiato il casco. Io possedevo tanti anni fa uno di questi caschi, oggi mi rendo conto che i materiali sono lavabili, che se metti gli occhiali non rischi più di lasciare dei brutti segni qua alle tue tempie, e insomma puoi anche viaggiare con un'ottima areazione, è così? Il casco è un vestito su misura, in realtà. Noi abbiamo una serie di brevetti che consentono la personalizzazione del casco sulla testa di ogni singolo ciclista. Ognuno ha una testa diversa, a prescindere dalla circonferenza, dalla dimensione. E questo è uno degli elementi in assoluto che ci distingue e di cui noi siamo orgogliosi e che continuiamo a sviluppare. Come dicevi, la cura del materiale, la ricerca del materiale ai più alti standard qualitativi in termini di comfort per la sudorazione, per la migliore areazione del casco, significa anche sicurezza, perché se un casco calza bene non dà fastidio, specie per le lunghe percorrenze, e quindi fa parte dell'abbigliamento, fa parte del motociclista stesso, si deve poter godere della propria passione senza alcun pensiero. E l'abbiamo visto in azienda proprio con i crash test, che ci ha dimostrato che veramente con 18 kg sulla testa il casco, insomma il rivestimento interno, ti può salvare la vita. Mi ha stupito che in azienda ci sono molte dipendenti donne. È un settore maschile questo, ma molte donne davvero precise, sono più precise degli uomini.
Sì, in realtà sì. La produzione Nolan è una produzione artigianale. I nostri caschi sono fatti realmente a mano. La donna ha una cura del dettaglio che obiettivamente noi uomini non abbiamo, quindi una capacità di lavorare sui dettagli più importanti, che siano le calcomanie, che siano le visiere, che rendono i nostri caschi ancora più belli, funzionali e perfetti, se possiamo utilizzare questo termine. Quindi abbiamo oltre 350 dipendenti, i nostri caschi sono realmente fatti a mano, è il Made in Italy puro, il Made in Italy reale, vero, che dà un valore aggiunto a chiunque acquisti un casco Nolan, che è difficile trovare in altri settori. Per chiudere, possiamo dire che Nolan ha dimostrato in tutti questi anni, ben più di 50 anni, di essere un'azienda ambiziosa. E quindi l'ambizione va avanti, avete un obiettivo davvero importante. Quanti caschi volete produrre così, in velocità, all'anno? Ma oltre il numero, già siamo tra i leader mondiali, speriamo, nel nostro segmento. La nostra ambizione è quella di diventare il miglior produttore di caschi al mondo, ma migliore non tanto in termini di volume di fatturato quanto in termini, come dicevo prima, sicurezza, stile, eleganza, comfort, tutti i valori imprescindibili. Il casco è un oggetto, può essere un oggetto del desiderio, se tutti questi valori vengono condensati in un'unica opera d'arte, perché alla fine può essere un'opera d'arte. E beh, ricordate, il casco vi salva la vita. Fiera della sua produzione Made in Italy, Nolan guarda al futuro con ambizione, con interessanti novità. Arriva N60S Sport, l'evoluzione del casco integrale in policarbonato, perfetto per coloro che cercano l'originalità sia nel design che nella grafica. Novità assoluta anche N106, che è l'erede di N105, il modulare con mentoniera, non un semplice casco in gamma, ma l'innovazione ai massimi livelli che garantisce nuovi standard nel segmento dei caschi flip up in policarbonato. Molta attenzione è stata posta anche nella realizzazione di N120, il primo casco flip back per Nolan, ovvero si può tirare completamente indietro la mentoniera con un semplice meccanismo. E per finire, l'assoluta novità best in class per prestazioni e sicurezza, l'eccellenza nel mondo racing, il casco di punta della nuova firma X-Series, stiamo parlando di X804 RS Ultra Carbon.